Buonasera, benvenuti, bentornati su Radio Sena TV, ovviamente Mondo Dilettanti. Come ogni settimana raccontiamo una bella storia di calcio, parliamo delle nostre amate società sportive, quelle che insomma si giocano nei campi di calcio senesi, insomma delle società che portano alto il vessillo di Siena. Oggi siamo a parlare con veramente degli amici, sono davvero contento di averli qui in studio perché andiamo a parlare finalmente, direi, del Monteroni. Siamo orfani la nostra Alessia Collini, ma tra poco vi manderemo un suo video di saluto perché purtroppo è stata impossibilitata dalle condizioni avverse meteo. Ovviamente lo sappiamo, la nostra Alessina circola solo in motorino e questo potrebbe essere solo una cosa positiva comunque. Quindi salutiamo Alessina, tra poco vediamo anche il suo saluto. Intanto vado a salutare i nostri ospiti partendo subito da mister Nanni Branconi. Mister, benvenuto, bentornato. Grazie, buonasera. Sono contento di avervi, ho detto di avervi qui finalmente perché è stata un'inizio annata davvero difficile per il Monteroni, so quanto ci tenete, so gli sforzi che fate, quanti bravi ragazzi si impegnano per il Monteroni, quindi sono contento che ora le cose, non dico siano tutte rose e fiori ora, però mister, dai, potete essere soddisfatti per come era partito. Soddisfatti per come era partito, per dove siamo arrivati ora, però non è vero che non si è fatto niente, come dice qualcuno, si è fatto tanto, non si è fatto Certo. tutto. E insomma, si spera di continuare nella nostra camminata, anche se faticosa. Eh sì, però dai, se si riesce ad arrivare al risultato poi è ancora più avvincente, no, mister? Sì, considerando che con un terzo di campionato si era fatto 3 punti, Sì, sono convinto che nell'ultimo trend sareste tra le prime, non a metà classifica, forse nella zona playoff con quello. Poi siete partiti con 3 punti nelle prime, non so quante giornate, mister. è Quindi 11 giornate, 3 punti. è dura, qualsiasi squadra avrebbe mollato. E questo mi fa piacere perché invece voi non avete mollato e vi lottate una salvezza meritatissima. Quindi questo fa soprattutto è un insegnamento, no, mister? Penso che soprattutto su quello hai giocato sempre, insomma, sei ormai una leggenda del calcio senese, tutti i giocatori ti amano, ci sarà un motivo. Sì, se sono qui, quindi nel senso dentro al campo ancora, avevo già deciso 4 anni fa di smettere del tutto. Uno è per l'amore dei ragazzi che mi hanno dimostrato, mi hanno chiesto in tutti i modi di dargli una mano. E due era perché, siccome avevo contribuito a formare questa squadra, non credevo che quello fosse il punto dove doveva stare, dove poteva stare. Quindi è stata anche una sfida personale. Certo. Aver fallito del tutto in quel modo mi sembrava non vero, insomma, ecco. E quindi ho voluto provare a dimostrare, soprattutto a me stesso, che non avevo sbagliato del tutto. Poi io dissi all'inizio dell'anno: si può retrocedere, ma a maggio, non a Giusto. Natale. E Giusto. invece purtroppo eravamo retrocessi a Santi, non a Natale. Perché quello È vero, la matematica, visto, non è un'opinione, però avete convertito questa legge. Vado a salutare, anzi un bentornato anche a Nicolò Rossi. Ciao Nicolò, Buonasera Lago, buonasera a tutti. bentornato nuovamente, che poi siete il gruppo storico, venite in trasmissione, sono contento insieme anche a Roberto Ciacci. Vado a salutare, ciao Ciao Roberto. Lago, buonasera a tutti. Nicolò, siete il gruppo storico di Radio Sena TV, venite sempre in trasmissione, sono contento perché insomma venite a parlare di una società a cui mi sento legato anch'io e quindi sono contento di avervi qua, in un'annata, come diceva Mister, davvero complicata. La forza del gruppo penso sia stata la medicina giusta per risollevarsi. È stata la parte fondamentale, la nostra forza è infatti il gruppo, perché molti gruppi con 3 punti dopo 11 giornate si Sì. sarebbero sfaldati, la maggior parte dei Sicuro. gruppi si sarebbe sfaldata, invece noi ci ha dato sempre più forza, vedere che dopo 11 Sì. giornate avevamo 3 punti, avevamo Incredibile, davvero. troppa fame e troppa voglia che ci impegnavamo tanto. Poi con l'arrivo di Nanni, che è sempre stata la nostra figura centrale anche l'anno passato, ci è servito molto. Questo arrivo ci è servito molto a rafforzare il gruppo e a rafforzare le prestazioni. Infatti poi i punti sono venuti, per fortuna. Hai detto benissimo, perché davvero con 3 punti davvero davvero fantastico fare quello che avete fatto finora. Poi vedremo dopo la classifica, insomma ne parleremo.
è stato questo gruppo fantastico, e penso sia stata, a parte la medicina, ma non demoralizzarsi, perché se andiamo a vedere altri gironi di altri campionati ci sono le squadre a 3 punti e ci rimangono. Voi avete cominciato a buttare via davvero, a mettere in carriera grandi punti, no Nicolo? Penso che siete stati soddisfatti già di quello fatto finora, no? Molto, molto, ma spero che il bello ancora debba venire. Eh sì, come speriamo. Quindi c'è una bella canzone, no Roberto? Sei d'accordo su questo fatto del gruppo? Penso sì. Che nei dilettanti poi sia importantissimo, forse non solo nei dilettanti, ma voi siete l'emblema e sono contento di raccontare anche la vostra storia, perché secondo me è un esempio di come ci si comporta nel calcio. Sì, perché è fondamentale anche quando dopo 3 punti che hai fatto in 11 partite, elementi ti presenti sempre in 15 e 16. Eh sì. E quello fa la differenza, perché la voglia di levarti da queste guazze, anche con una classifica che era disastrosa. Eh sì, sì, sì. E un aneddoto che voglio ricordare di Federico Borghi, che ha detto: se la nostra differenza è si retrocede tutti insieme o si salva tutti insieme. Questo ha fatto la differenza, perché sì. È quello l'attaccamento a tutti, alla squadra e al gruppo. Un gruppo d'amici che forma un gruppo, una squadra. Bellissimo, è una dimostrazione fantastica, secondo me. Dicevi, questo aneddoto di Federico Borghi, e salutiamo, tra l'altro, ho giocato insieme a lui. Quando è avvenuto? Durante uno spogliatoio? Una spogliatoio dopo una partita che si era perso, e la solita dimostrazione che veniva sempre questo trend negativo. Perché anche le prime 2 partite, quando era arrivato Nanni, era venuto fuori da 2 sconfitte. Aspettiamo, allora, ti interrompo un attimo per questo aneddoto, perché è arrivato il tamponato presidente Cesaretti, quindi allora facciamo un piccolo break pubblicitario, facciamo sistemare, ci racconta anche del suo tamponamento, rimanete con noi, a tra poco. Eccoci di nuovo, come promesso, mondo dilettanti, ma più che altro come promesso, accanto a me è arrivato il presidentissimo del Monteroni, Edoardo Cesaretti. Ciao Press! Buonasera, scusate il ritardo, ma... No, sei stato scusato ovviamente, anzi ci dispiace, perché per arrivare puntuale ti hanno tamponato, quando piove a Siena... È un po' un casino, però non è successo niente, per fortuna, ecco, sono riuscito ad arrivare. Niente di grave, anzi questo testimonia davvero il vostro attaccamento, anche solo per parlare di quello che fate, ne stiamo parlando, anzi un argomento molto interessante. Quindi Press, volevo finire prima un discorso, avevo Roberto perché ci stava raccontando Press un aneddoto di quando aveva avuto una svolta, no Roberto, nello spogliatoio. Sì. Mi raccontavi. Sì. Questa svolta che era venuta da un'altra sconfitta, e guardandosi tutti in faccia gli abbiamo detto, questo Federico ha detto, si retrocede tutti insieme o ci si salva tutti insieme. Questa è stata la forza del nostro gruppo. Sì. La svolta che ci ha dato quel cambio di passo è stato Orbetello, la vittoria di Orbetello, perdendo 2-0 alla fine del primo tempo, anzi 2-1 alla fine del primo tempo, no 2-0, sbagliato, 2-0, in campo ostico come Orbetello, siamo ritornati in campo e si è rimontato. Al 92esimo, dove Armini ha trovato il gol da 25 metri, una palla che gli arrivava dietro. È un segno. È stato un segno di svolta, secondo me. Sì. È stato un segno della liberazione, perché effettivamente era anche la prima vittoria in campionato. Davvero clamorosa. Perché erano venute da 3 pareggi e tutte sconfitte in questi 3 punti nelle 11 partite. Quindi certo. Era stata la prima vittoria, è stato quel passo che poi ha portato a questo risultato. Parlavamo di questo, infatti, Press, no? di questa svolta, perché poi 3 partite, cioè 11 partite, 3 punti, poi molte squadre, ne abbiamo parlato prima, avrebbero mollato, lo vediamo negli altri gironi che rimangono lì e non fanno più punti, invece voi avete preso forza da questo e ora vi state lottando una salvezza. Non è mai semplice salvarsi rincorrendo così tanto, facendo tanta fatica e poi anche con gli infortuni e poi... Ne parleremo, però davvero una dimostrazione di cosa vuol dire fare calcio a queste categorie, no? Un grande attaccamento alla maglia. Quello sicuramente, la nostra forza è sempre stata fondamentalmente il gruppo, perché siamo sempre giocato tutti insieme, ci siamo sempre impegnati tutti insieme, fra società e squadra c'è sempre si riesce molto a parlare, a qualunque tipo di problema si riesce sempre a cercare di risolverlo. E la forza nostra è sempre stata il gruppo, e siamo tutti di Monteroni, si continuerà finché ci sarò io in società, perlomeno il pensiero nostro della società è di continuare con questa strada, ovvero il gruppo,
anche prima dei risultati, però si giocava per vincere, non si giocava per perdere. Certo, sicché fondamentalmente, però, in primis si punta su un gruppo solido che porti avanti quello che si è iniziato da qualche anno. Davvero un grande progetto, perché io sono un grande vostro estimatore. Allora è arrivato anche il presidente, là possiamo mandare il saluto da Alessia e si scusa per non essere stata qui in studio. Andiamo a sentire che ci dice in questo piccolo video mandato da casa sua, vediamo. Ciao, buonasera a tutti, mi scuso per l'assenza, vi mando un saluto in particolare al Monteroni che oggi è ospite in trasmissione. Ciao a tutti. E questa è la nostra Alessia, peccato la sua presenza, ma purtroppo motorizzata con il diluvio, magari ecco, ci sa, l'avrebbero tamponato anche lei, era peggio il motorino, quindi dai. Sì, un po' peggio. Ti sei sarrifiato, dai, quindi ti sei sarrifiato. Tra l'altro Nicolò, dicevo, l'assenza di Alessia, però saluta il Monteroni, siete contenti però comunque dell'affetto che avete intorno alla squadra, perché giocare per un paese come Monteroni, insomma l'anno scorso abbiamo visto un'annata trionfale, insomma, con tanta gente allo stadio, come va quest'anno? No, è come dello stesso passo dell'anno scorso, la gente ha attaccamento, anche il tifo è sempre presente, cioè, ho in mente per esempio la partita col Porto Ercole, abbiamo pareggiato 1-1, e che ci saranno state 100-120 persone in tribuna, e questo fa piacere, sì, perché... Cavolo. Per vedere come eravamo partiti, ora c'è sempre stato un gran numero di tifosi, è bello, è sempre bello. Eh sì, mister, è stata una rincorsa emozionante finora, ora è bello come si diceva prima, deve ancora venire, è bello brutto che sia ovviamente, però quello che conta è lottare per riuscire ad avere dei risultati, se no non si hanno mai, con un pubblico così è più facile, con un seguito. Questo, insomma, una piazza come Monteroni... E mancava una squadra che riuscisse a tirar dietro un po' di gente, insomma, perché effettivamente con il gruppo Fusione Mazzola Valdarbia la gente di Monteroni si la sente meno sua questa squadra, non c'è rimasto nessuno o quasi di Monteroni a parte credo uno o due, e quindi insomma è normale, l'attaccamento viene più con la gente del paese, e il legame c'è, poi ora insomma, venendo anche un po' di risultati viene anche uno più voglia. Uno fa due, e quindi insomma si riesce a mettere dentro più di 100 persone tutte le domeniche, insomma non credo che Direi di sì. Che sia roba da tutti i giorni, insomma, per queste categorie. Le casse del presidente, tanta roba. Ma fondamentalmente, guarda, credo che siamo la società più economica che c'è in seconda categoria. Scherzavo, ovviamente. Però, insomma, fa piacere. Ma è un aiuto importante anche, no? Sì, perché certamente. L'impegno... Fra l'impegno economico... Già dalla terza alla seconda si vede, sì. Cioè che ma ha aumentato parecchio, certo. Cioè che noi si riesce con gli sponsor un po' da tutti quelli del paese a portare avanti tutte le spese che ci sono, fortunatamente ci si riesce, grazie anche all'ingresso degli stadi e sì, tutto sì. Quanto, però è sempre da un pochino da tutti, si guarda di tirare avanti e fare cose per bene. Siete una dimostrazione, Press, proprio di questo, perché siete stati una delle prime società che si è ributtata dopo il successo degli anni passati, no? A rifondare dalla terza, poi vincendola subito, insomma, incredibile. E un esempio forse per anche altre società, perché si sente già rumoreggiare di altre società che poi, come ha fatto il Castiglian Chianti quest'anno, insomma, si vogliono ributtare nella mischia, penso sia stato un esempio, questo è una sì, cosa importante. Credo proprio di sì, perché anche l'anno scorso in terza categoria si era 11 squadre, c'era quasi il rischio di non farla, la terza categoria quest'anno invece ho visto c'era molte squadre, sì, che quest'anno sarebbe stata molto più lottata dell'anno scorso. Sì, davvero, ma poi ha detto bene, perché l'anno scorso davvero c'era una difficoltà, quest'anno addirittura 18 squadre come la vecchia Serie A, non male direi. E Roberto, parlando invece dei risultati, quella svolta che mi dicevi, c'è stata anche una settimana importante, non ricordo, c'era un recupero
vinceste la domenica, poi il recupero, sbaglio, è stata una settimana importante quella. Allora, c'era la settimana quella di col recupero del San Quirino di Sorano, perché poi il campo era impraticabile, quel mercoledì, vincendo 4-2 nel recupero a Buonconvento. E la domenica prima si giocava con l'Orbetello, sempre la partita all'Orbetello. Quindi siamo venuti con questi 6 punti, questi 6 punti riavvicinandoti a tutto il gruppo. Certo, con 6 punti. Tutto quel periodo di dicembre, inizio gennaio, che poi quando siamo andati a giocare l'ultima di andata col Santa Fiora, che lì c'è stato il primo sorpasso. Del campionato da quando eri ultimo pulito. Ma andiamo a vederla, insomma, questa classifica, che hai detto bene, è stato il primo passo, perché poi, mister, come si fa in questi casi, si va a guardare quella che sta davanti, no? Per inseguire. Il minimo è guardare davanti e dietro, ma insomma, noi bisogna guardare sempre avanti, perché pensare a quello che fanno quelli dietro, noi a pensare a noi stessi, cercando di fare punti noi, e quelli dietro poi, se si fa punti noi e gioco forza, che insomma fanno la svolta. Come ha detto Roberto, è stata lì quando praticamente poco dopo era arrivato, e non è stato proprio quello lì l'ordine cronologico, ma insomma abbiamo vinto San Quirino e Santa Fiora, le due partite che c'ha Orbetello, e San Quirino di Sorano era prima di Orbetello, però sì, c'era l'Inviarno, allora si giocò Orbetello, certo. Castel del Piano, San Quirino di Sorano e Santa Fiora. Orbetello e Santa Fiora fuori casa, San Quirino di Sorano in casa, vincemmo 3 partite, 9 punti, con quelle avanti a noi, e quello ci permise di rimettere il nasino, come si suol dire, tra le gambe dei giocatori avversari, e da lì, per usare un eufemismo, e da lì insomma poi abbiamo giocato il nostro campionato, insomma, senza lodi e senza infamia abbiamo giocato il nostro campionato, in un girone, io sono arrivato un girone completo, si è fatto 23 punti, in prospettiva 46 punti, 46 punti in un campionato ti permette, è quello che dicevo prima, di giocarsi playoff, di giocarsi playoff là di lì, insomma, non è un'equazione proprio esatta, perché quando sei indietro e rimasto indietro a quel modo c'è un grosso dispendio energetico, mentale, e l'energia mentale se ne è spesa tanta. Cerco insieme a loro, sono ragazzi bravissimi, di tenerli sempre lì, perché il rischio è che ora ci si senta appagati, questo c'è purtroppo, e non è che lo invento io o lo inventa il Monteroni o lo inventano i miei ragazzi, questa è una cosa che esiste nello sport, nel gioco del calcio, in tutti gli sport. Che noi si è puntato ad arrivare lì, ora al momento che si è messo i piedi sopra il gradino, il rischio anche involontariamente che venga di adagiarsi, e venga l'appagamento. Mi auguro di no. Presto, ma di la verità, ci credevi quando avevate 3 punti? Io ci ho sempre creduto, sì, che a prescindere da tutto, io ci ho sempre creduto. L'obiettivo nostro è la salvezza, e fino a un fondo si lotta, poi si tirerà le somme a fine del campionato. Perché poi, insomma, qualche maligno, tra virgolette, no? Gli addetti ai lavori parlano tutti, quando sono partiti anche a dicembre, Rosati, Maci, insomma, due fredine forse fondamentalmente tra le più importanti. Per il nostro calciomercato estivo erano le due pedine fondamentali per noi, per difesa e attacco. Però cioè, i risultati finché, ora senza nulla togliere loro, perché si sono comportati benissimo e noi siamo più che contenti, però a dicembre hanno deciso di prendere altre strade, noi senza nulla togliere, ho detto guardate,
sì, sembra che ci sia qualche problema. Ho detto, no, no, ho detto, non c'è problemi, però ho detto, andate, fate quello che credete meglio per voi e se troverete meglio, ho detto, se no, ci si risente, ho detto, non c'è problema. Io tengo sempre le porte aperte, certo, non si sa mai. La vedo bene, stavo dicendo. Però, insomma, per noi le pedine fondamentali erano loro, perde due pedine fondamentali come loro a dicembre, e ci ha un po' spiazzato, sinceramente. Non immaginavo, infatti, invece lì ancora di più avete preso forse. Invece lì, sì, mi sono meravigliato anche io, però si è preso tre o quattro giocatori giovani, ragazzi giovani, tra cui Carlo Neri che era a Torinieri, Chiarelli che era nei juniores della Val d'Arbia, insomma, tutti ragazzi un po' giovani, ho voglia di fare, e ci hanno dato anche un pochino quella che ci ha permesso di magari aggiustare un pochino la testa. Bene, davvero, davvero, davvero la grande, devo dire la verità. Niccolò, guardando la classifica, c'è questo pericolo, davvero, dice il mister, vi sentite appagati? No, è una sua sensazione, ma noi abbiamo sempre questa fame di volersi salvare il prima possibile. I punti, speriamo di trovarli presto, questi punti salvezza, speriamo. Però appagati, almeno personalmente, ma conoscendo anche i miei compagni, poco appagati. Per quanto riguarda Roberto, il calendario l'avete guardato un po', come sono tutte le sei partite? Il calendario... ora, dopo aver giocato ieri con Solano prima in classifica, le prossime due partite sono impegnative, perché comunque si va a giocare a Magliano alla Maglianese, un campo difficilissimo. Campo difficilissimo, e poi abbiamo il derby in casa al Ponte d'Arbia. Con i cugini. Esatto. Sì. Poi dopo inizia a giocarti tutti gli scontri diretti contro tutte le sue zone play-out. Insomma, allora avete un bel da farsi, davvero. Mister, come approccerai le partite queste qui che sono davvero importanti? Partendo da domenica, la Maglianese, notoriamente un campo difficile. I campi io facili non ne ho trovati. Non so perché si dice, perché in realtà sono tutti difficili. Me ne ricordavo difficili un po' d'anni fa, ma obiettivamente non è che siano cambiati molto, anzi. Non, ma giustamente le squadre da affrontarle in casa, affrontarle fuori casa, non tanto perché si cambia noi, ma perché cambiano proprio gli avversari. E quando le squadre di paesi più piccoli anche sono molto più attaccati al risultato, cercano di farlo in tutte le maniere, lecite, non è che dico che arrivano al fucile. Però insomma, quando giocano in casa si trasformano queste squadre. Vero. Però niente, noi in casa o fuori, noi fino a domenica scorsa, salvo il vero, si era fatto gli stessi punti, 13 in casa e 13 fuori. Quindi non è che noi personalmente ci cambia il fatto di giocare in casa o fuori, per noi approcciare le partite, il problema è la condizione ora dei ragazzi. Perché da un mese e più che giocano sempre gli stessi per infortuni, una squadra che insomma, io sfido chiunque, ha avuto 5 interventi chirurgici tra i giocatori, tre distorsioni a una caviglia con 20 giorni di fermo, cioè, magari è più normale, che ne so, una botta, uno stiramento. Ci sono stati anche quelli, ma insomma, però ti mettono in una condizione di magari di non poter far respirare neanche qualcuno, si spera, perché poi ha citato i ragazzi presi, però si è dimenticato che Carlo Neri è arrivato a una pubalgia e due mesi è fermo, sì, che, insomma, ha dato insomma, quello che poteva piena, dare, però ora, insomma, è due mesi è fermo e quindi rientra a un tempo, però chiaramente condizione non l'ha. Questa presse è sfortuna, però, ci si fa. Siamo andati anche dalla maga, io. Sì, fatto bene. Per fare una risata siamo andati anche lì, ho detto, non si sa mai, tutto è possibile. Ma dove siete andati? E si è cercato una maga, ho detto, si sono provati tutti. Questa è bellissima. L'avete trovata? Si è trovata, fortunatamente ci ha detto che non c'era niente, sì, che detto, andiamo assieme, continuiamo. Questa è bellissima, ma la maga, non so, gli avete chiesto.
vedere se c'era il malocchio. Ho detto, chi ci sa mai lui? Allora, ho detto, non si dice. Non si dice. No, questi sono segreti del mestiere. Accidenti. Bella, no, Roberto? Questa mi mancava. No, la maga non l'avevo mai sentita. Bella, bella. Però rende. Sono bella. Molto di più quelli che ci vanno, anche se non lo dico. Perché questo te lo posso affermare con certezza. Ma ci credo, viste, però è bella, non l'avevo mai sentita. Cosa che ci vanno squadre, no, ci e giocatori. Oggi. E allenatori. Anche allenatori. Certo che sì, anche allenatori. Lanciamola la bomba, visto. Anche allenatori che vanno per la domenica per sentire, ma io faccio addirittura, ma questo ci andava, se non mi sbaglio, anche Lidl era uno che andava la domenica, andava sempre, aveva un mago. Ah, sì. Tra virgolette, sì, mi sembra fosse stato Lidl, ma non vorrei dire una mischerata in questo senso, ma era uno comunque. Controlleremo. Era uno, un allenatore di Serie A. Controlleremo. Importante. Invece, Nicolò, gli infortuni anche muscolari, un grandissimo. Anzi, forse Roberto te lo conosci meglio. Farnetani si è strappato. Intanto saluto Riccardo. Salutiamo, davvero. Il mio Farni. Con questo gran lavoratore, tra l'altro. Sì. Questa partita fece questa finta disumana. Ah, strappavo durante. Sì, la partita entrò questa finta disumana, andò a terra, nel frattempo si segnò e detto: ora è finita. Ora però si sta riprendendo, è sempre un forever young lui. Per fortuna. Un grande acquisto, Cesare, questo di Farnetani, che veramente sì, un grande uomo, spogliatoio, sì, è un grandissimo davvero, insomma, dall'alto dei suoi 40 e passa anni, insomma, ora è sempre sul uno strappo, ci può stare, non è finita, meno male. Però è stato un grande acquisto anche perché è un'altra persona che non è di Monteroni ovviamente, ma di Tressa, è lì vicino. Quindi un'anima di uno spogliatoio importante, quindi avete fatto anche acquisti mirati su quello, direi. Fondamentalmente nel limite del possibile nel calciomercato si punterà sempre a dare privilegio ai ragazzi della zona. In mancanza di ragazzi della zona, naturalmente, gioco forza, bisogna muoversi un pochino da Monteroni. Vabbè, un paio però, di chilometri. No, figuriamoci, non è quello il problema. Però, insomma, nei limiti del possibile, in società si è detto il 90% dei ragazzi si punta a tenerli del posto, bello, insomma, perlomeno nelle zone. E poi cresceranno altri. Si spera. E Nicola invece chiedevo a te, invece un altro grande acquisto dell'estate, secondo me è stato fondamentale, Pillo, il Davide Micheli, detto Pillo, è stato un acquisto straordinario. Un grandissimo giocatore. E il mister l'ha utilizzato praticamente in tutti i ruoli tranne in porta, naturalmente, però è stato veramente. Ci ho visto anche allenarsi in porta, non è male anche in porta, attenzione, insomma. No, un portiere, non proviamo, se non siete troppi, sennò poi ci frega il posto. No, è veramente un giocatore fondamentale. Ha giocato difensore centrale, ha giocato benissimo, centrocampista centrale, attaccante. Ti dà quella marcia in più che. È vero, senza un giocatore del genere non puoi avere. Pillo è davvero uno dei giocatori più estrosi, più forti fisicamente, visto fare cose straordinarie. Magari un po', insomma, altalenante, magari con voi ha trovato, dopo essere stato oltre 10 anni, penso, a Casciano di Murlo, la Sorba, quindi è passato da voi e avete preso un grande acquisto. Ma a gol Nicolò ha fatto qualche duno, Pillo. Mi ricordo il vizio del gol, invece? Un po' pochi, dico, uno solo, però. Un cucchiaio. Vabbè, un cucchiaio, sta, sì, un cucchiaio. Ma a calcio di rigore? No, in uscita, con San Quirino di Sorano nel recupero. Bello. Si è involato verso la porta, il portiere usciva e lui con un pallonetto. Non stava freddo, lui è freddo. Questi colpi. Sì, è freddo, è vero. Forse era freddo anche fuori. Sì, era freddo anche fuori. Davvero, anche Micheli è un grande acquisto. Sì, Micheli, devo dire, è stato voluto fortemente da Nanni, che ci ha prima di, cioè Nanni è sempre stato all'interno della società, sì, sì, prima della che entrasse come allenatore, che il calciomercato fondamentalmente l'ha seguito molto lui, ci ha dato una grossa mano e continua a darcela sia come allenatore che in società, e è stato un uomo fortemente voluto da lui e devo dire giustamente che non si è sbagliato, sinceramente. Potevate il mister prendere anche il fratello Francesco, non è male, gioca a buon convento. Ho cercato. Ci ha provato. Dai, sono tutti ragazzi che erano a Monteroni. Sì, sì, certo. A Monteroni, quindi sono partiti da lì, che conosco da quando erano piccoli, insomma.
sarebbe stato anche, perché ci si dimentica che Federico Fanti ha giocato, credo, salvo vero, 3-4 partite quest'anno. È un centrale, il nostro punto di forza, uno dei nostri punti di forza, perché insomma un giocatore dell'esperienza, pensato, ha giocato, insomma, ha giocato 3-4 partite, quelle 3 o 4 sempre stirato, insomma, sempre ora riaffermo per uno stiramento. Uno stiramento a non so bene che, rinviando, si è strappato qui si è stirato un addominale, ma sotto le costole qui e sopra la milza, insomma, l'addominale, sì. Sono dolorosi, sì. E questo è, insomma, non so se ha funzionato sta maga, No, no, noi siamo andati solo per Malocchio, però. Sì, che niente benedizioni. Per Roberto lo organizza per gli infortuni. Un po' di sale o qualcosa, insomma. Allora, ricordiamo un salto a riguardare un attimo la classifica, più che altro nella vostra parte, la seconda parte della classifica, per vedere un po' gli scontri diretti, perché ora avete distanziato un po' l'ultima della classe, e questo, considerando che avevate 3 punti a dicembre, insomma, non è poco, è il Santa Fiora. Rimane una grande bagarre, perché il Marsigliana 25, il Rusca Marina 25, poi 23 Porto Ercole, San Chiuso di Solano 19, comunque il Santa Fiora sempre a 14 punti, mai dire mai, quindi bisogna stare attenti, perché anche perché, dicevo Niccolò, la classifica davanti cominciano a essere Castellazzara a 6 lunghezze abbastanza impegnativa da raggiungere, magari più la nuova Grosseto Barbanella, no? Sì, sono tutte partite fondamentali. Ora nelle ultime partite dovremmo giocare con il San Quirino Sorano, che ci potrebbe stare. Sarà anche una forbice di 10 punti, nel caso, spero di no, di rientrare nella quintultima. Poi dobbiamo giocare con il Santa Fiora, l'ultima giornata. Quella potrebbe essere. E quella potrebbe essere, potrebbero essere punti fondamentali. Però mister, vedi, sono tutti ragazzi che guardano tutte le prossime partite, non so se in tutte le squadre controllano tutti i match a seguire, vuol dire c'è un grande attaccamento, o se te che io dici tutti i giorni. No, quello è fuori dubbio, questo è un gruppo fantastico, è molto più facile lavorare, io ci ho passato la vita nei campi sportivi, e da un gruppo a un altro, la stessa persona riesce a ottenere una cosa o un'altra, e questo è un gruppo, è molto, molto facile lavorarci. Non è detto che è facile vincere, non è detto che è facile salvarsi, però è facile lavorarci, perché qualunque cosa gli dici, sono disposti ad ascoltarti e a venirti dietro. E questo, insomma, per uno che è dirigere una squadra è una cosa fondamentale. Questo avveniva, a onor del vero, vorrei spendere due parole anche con quello che c'era prima di me come mister, Stefano Celi, che aveva fatto un bel lavoro. Non è i punti che non sono venuti, sai, quando cominci a non avere più risultati, anche lui era un po' nuovo della categoria, e è stato tutto un susseguirsi di cose, di eventi, certo, che insomma, gli hanno portato a catena, però aveva fatto un bel lavoro, e sono convinto, e mi auguro, a lui che lo possa fare anche il prossimo anno un bel lavoro dove va, perché è bravo e sa quello che vuol dire fare un lavoro con una squadra, insomma. Gli eventi non sempre tornano, Come calcio, uno più uno o due non fa quasi mai. È vero mister. Tra l'altro, l'ho detto, cioè, un modo di parlare il mister è stupendo, voi vi piace, no? Come... Ma abbastanza, tanto direi, no, è anche la sua forza questo, il saper parlare, perché oltre a noi comunque il gruppo è forte, però quando hai un mister che sa parlare e sa trascinarti, e poi dice cose giuste, sì, è diretto. Ci sono tanti aneddoti, ma questi sono dettagli di spogliatoio che... Ma qualcheduno si può dire, dai, dicecelo. Ce n'è uno che non vada vietato ai minori, no, è stata questa è l'aneddoto della convocazione. Una volta ha detto: ora li trovo 13:14, partenza 13:15, perché se no la gente arriva alle 13:15, 13:12:15, sì, in un minuto, se arriva un minuto poi la gente parte. Questa è l'aneddoto, è un po' per come creare il clima e il rapporto che abbiamo noi con lui. Eh sì,
Bello, bello, no, capisco, capisco. Perché era, dovevi convocare, perché c'è qualcuno che arriva sempre un quarto d'ora dopo la convocazione, no? E allora, prima. E allora dice, la convocazione va fatta prima, no? Perché sennò quello arriva sempre prima e deve aspettare quell'altro. E allora però allo stesso orario non va bene, orario di partenza, orario di convocazione non andava bene. E allora io ho cambiato. Ho cambiato 12:14 e 12:15. Ho cambiato. Insomma, io penso Press sia stato un grande acquisto, avere una persona in società come il mister. Sì, devo dire sì, una grande forza interna, sinceramente. E poi, tra l'altro, come società, l'anno scorso abbiamo parlato, sono stata alla vostra presentazione quando siete ripartiti con tutti gli ex giocatori, insomma, una cosa bellissima, mi ricordo di Ammonteroni. Ma siete ampliati in società perché avevi bisogno, facesti anche un appello. Sì. Fortunatamente un po' ci siamo ampliati, anche perché ci sta una squadra di settore giovanile di giovanissimi B, quest'anno ci sono i genitori che stanno venendo dietro piano piano, c'è altre persone, ora ad esempio no, sono riuscito a portare dietro anche il mio babbo, ora è il mio babbo, però insomma è sempre una persona in più, comunque c'è un po' di persone, siamo riusciti a riportarle all'interno del mondo del calcio e si spera di diventare sempre più grande. Rinnovo l'appello, casomai ci fosse qualcuno, insomma noi siamo aperti a tutto, insomma. Sì, un appello funziona sempre davvero. Prima di andare a parlare della spostina Wall of Fame, intanto la spiego al presidente Nicolò, come siete organizzati per cene, come vi organizzate? Come da siete precisare messi? Scusa che ti interrompo, Nicolò è l'allenatore della squadra dei giovanissimi B. Anche questo sì. È giusto. Questo per inciso, insomma, quindi che sto facendo tra l'altro un grossissimo lavoro perché era un gruppo di ragazzi che erano rimasti fuori da altre squadre e ci hanno chiesto di portarli al campo e non era facile perché era un gruppo di ragazzi che avevano giocato poco o niente prima. Insomma, allora si riesce a fare anche 3 reti in una partita, magari se ne prende 6, però insomma. Ma invece bravissimi, quindi da grande soddisfazione. Ci credo, dicono, da grandissima soddisfazione. Complimenti davvero anche tra la società, ma anche a te per l'impegno, sono cose importanti, davvero siete, lo dico davvero, siete un esempio da seguire. Come dicevo, le scene mi interessava, come siete messi? No, molto bene, molto bene. Ci sono compagni molto esperti per quanto riguarda questo ambito. Sì? Sì, uno fra tutti, Ludovico Sampieri, veramente è un grande giocatore in campo, ma anche fuori è veramente un top player. È un bel jolly. Come siete organizzati invece con le multe, Roberto? Le multe il cassiere sempre Federico Borghi. Ah sì, è preciso, lui. È dittatore. È taccagno. È preciso, Mario. Sì, sì. E con le multe siamo tutti in pari, perché se no... tutti no, perché il presidente c'è sempre a pagare. Sì, è vero. Io ero a New York. Abbiamo visto al momento di saldare il video. All'ultimo resoconto pare che il presidente abbia ancora una piccolissima postilla. Sì, giù in fondo ce l'ho, però io ero fuori. L'abbiamo visto. Facevo un bonifico di la multa. Il tuo saluto l'abbiamo visto dal medico spiegare. Grazie anche del saluto che hai fatto della punta. Si sono spesi tutti, diciamo una bella, spesa. Allora, Sportsena Wall of Fame, prima di chiudere, Press, lo chiedo a te, sei stato presidente e ha rilanciato questa società, sono 2 anni no, di categoria se non sbaglio, giusto? Ecco, quindi sei andati alla terza subito in seconda e poi ora state cercando di mantenere la seconda categoria, ti chiedo un nome da mettere tra tutti questi nomi che tra poco farò vedere, nella nostra Sportsena Wall of Fame di giocatori di questi 2 anni ovviamente di categoria che si merita un posto qui nel nostro muro, chi vuoi mettere? Proprio giocatori? Un giocatore, di tutti i giocatori. Io mi sentirei di metterci Federico Chiappone. Chiappone, ok. Il capitano. Sì, lo metto qui, lo comincio a scrivere io. Mi dai una motivazione? Fondamentalmente, se io devo andare a guardare le partite che ha saltato, forse sarà una o due in 2 anni. Sicché per l'impegno, è il capitano di questa squadra, non so, da prima della federazione... E non riesce, cioè non manca mai a una partita, gli allenamenti le fa tutti, e fondamentalmente per me è un giocatore che merita questa cosa. Merita sicuramente, tra l'altro l'anno scorso è andato a segno anche tante volte, no? Sì,
più l'attaccante, però lui è centrocampista, per un centrocampista è andato molto a segno, molto. Sì. Roberto, l'hai conosciuto anche te, sei d'accordo? Mentre... Sì, sì. Senza ombra di dubbio, perché Federico in questo, in questi modo. Due anni è riuscito anche a prendere una leadership che non mi aspettavo, perché sempre presente, anche come ha detto il presidente, sempre presente all'allenamento, è il primo esempio di una squadra. E non sa tra allenamento, le condizioni fra gli infortuni si può mettere, ma lui stringe i denti e va. E, cioè, per me è un esempio, cioè per me è il capitano, come deve essere. È quello che conta, tutto il momento di difficoltà, sei d'accordo anche con la prima? È uno dei punti di riferimento, con lui ti carica, cioè, anche con lui con piccoli infortuni, lui riesce sempre a giocare, sempre a dare il massimo, è veramente sì, un esempio, è esemplare come giocatore. E quindi sono contento davvero di aver salutato anche lui, insomma, dopo un'annata fantastica l'anno scorso, da riboccarsi le maniche ovviamente insieme a tutti voi. Allora vi ringrazio per essere venuti qui in trasmissione, Nicolò Rossi ti ringrazio, ci grazie vediamo mille a te per l'appuntamento del prossimo anno, certo. E complimenti anche per la tua carriera da allenatore. Allora. Grazie. Hai un grande mister da... Il mio maestro, è il mio maestro. Specchio. È il tuo maestro. Un ringraziamento a Roberto Ciacci, ti ringrazio, sempre disponibilissimo, ti ringrazio. Ti ringrazio infinitamente. Il prossimo anno. Ovviamente, in bocca al lupo prima quest'anno, lo dico subito al presidente, grazie sempre per la tua disponibilità. Sei tornato ora da New York, paga la multa, mi raccomando. Ah, quello sicuramente, se no moltiplicò gli interessi. Siamo quasi a strozzino, insomma, però, sì, soprattutto con me che moltiplica un po' più tanto. Però insomma, dia la squadra anche quando vai in spogliatoio, per venire in trasmissione hai preso anche una macchina. M'hanno preso. Meglio, almeno pagano loro. Mister, quindi ti ha detto solo buon divertimento, perché si vede se un allenatore si diverte ancora in campo e questo è un bello, un esempio davvero anche per gli altri. In bocca al lupo per quello che state facendo, avete già fatto una rimonta straordinaria, spero e tifiamo per voi per la vostra rimonta che sia compiuta, va bene mister? Ti ringrazio e magari ci si rivedrà a giugno per festeggiare qualcosa, dai. Io vengo, lo sapete, vengo sempre. Allora un saluto a tutto il Monteroni, quindi in bocca al lupo in questo campionato di seconda categoria nel girone G, l'appuntamento con Mondo Dilettanti come sempre ogni mercoledì 22:45, in replica giovedì circa 14:30, poi in streaming sul sito di Radio Senati on demand, poi dopo il giorno in onda sul sito sempre di Radio Senati TV, quindi ci trovate sempre e comunque, quindi vi consiglio di rimanere sempre sintonizzati sui nostri canali. Intanto vi auguro una buona serata.